Buongiorno a tutti, sono Iana94, questo è il mio canale e oggi abbiamo un video per il Royal Case. Allora, la quarantena ormai diciamo che ce la possiamo quasi lasciare alle spalle, ma comunque è sempre un video un po' soft. Come vedete, oggi abbiamo un piccolo pubblico, quindi non massacratemi. E cominciamo. Questo è un caso di nuovo del Novecento, ed è un caso che ha fatto molto discutere nel suo ambiente. Nel suo paese, dove lo scoprirete, perché mi anticipo solo che è difficile trovare articoli, giornali o testi di quel paese dove si parli della faccenda in maniera imparziale. Cominciamo. Allora, 1940. Il Belgio viene occupato dalle forze naziste e re Leopoldo III decide di rimanere in Belgio. Lancia la famosa campagna dei 18 giorni in cui si tenta di resistere all'invasore. Lo aveva già fatto anche suo padre, il re cavaliere Alberto, ma questa volta l'esito è molto diverso. Infatti, il Belgio viene conquistato quasi senza colpo ferire e Leopoldo viene messo, diciamo, agli arresti domiciliari. Mettiamola così. In quanto re, e quindi capo dello Stato, Alberto firma un armistizio, che però non viene ratificato dal governo belga, il quale, fuggito a Parigi e poi a Londra, rinnega pubblicamente il re, definendolo vigliacco, perché di fatto Leopoldo ha aperto il paese e si è arreso. Non è fuggito con il governo belga, come faranno nei loro stati, Guglielmina d'Olanda e Charlotte, e anche i re di Norvegia, quindi è una situazione un po' complicata. Se infatti Guglielmina d'Olanda da Londra fa capire che lei non scenderà mai a patti con Hitler, addirittura rinnega il governo collaborazionista che ha firmato un armistizio, se Charlotte del Lussemburgo, che si è rifugiata in America, tiene conferenze per risvegliare l'attenzione degli americani sui problemi in Europa, e se Haakon di Norvegia è dovuto addirittura fuggire tra i boschi del suo paese, prima apriva la fila sua nuora con le bambine e l'attuale re Harald. In mezzo veniva il principe Olaf con il governo e per ultimo lui. Insomma, sono una regina, un re e una duchessa regnante che mostrano comunque un forte senso del governo e della responsabilità. Leopoldo, diciamo, lo ha anche lui, ma è molto ingenuo perché pensa comunque di poter stringere un accordo con Hitler, il quale, diciamo, che non gli ride in faccia, ma poco ci manca. Il re annuncia anche che lui dividerà le privazioni e i dolori del suo popolo, come faranno i suoi cugini in Inghilterra, re Giorgio e la regina Elizabeth, la Queen Mum. Ma accade un piccolo problema. Pochi mesi dopo, i belgi si svegliano con una notizia che immediatamente li fa arrabbiare, li rende furiosi. Ossia, il re si è risposato. Non ci sarebbe nulla di male, perché insomma, Leopoldo è vedovo ormai da 5 anni. Che vuoi una donna accanto a sé? Un peccato veniale, insomma, è un uomo ancora abbastanza giovane, ha appena 40 anni, e che si voglia risposare, non c'è nulla di male, i figli sono abbastanza grandi, non c'è apparentemente nulla di male. Il problema, come si vedrà dopo, è che Leopoldo manca di capacità comunicative, non riesce a comunicare con il governo e con il popolo e soprattutto le tempistiche sono sbagliate. Ossia, lui ha conosciuto questa donna, Mary Lillian Beales, su un campo da golf. Non c'è nulla di male. Il re è un appassionato di golf, la famiglia Beales è appassionata di golf e Lillian è una bella ragazza. 15 anni in meno del re, una donna molto sportiva, forte pantaloni, indipendente,
Ed è anche molto bella fisicamente, ha capelli neri ricci, uno sguardo intenso e un carattere abbastanza autoritario. E qui c'è il problema, il vero problema. Leopoldo, come ho già detto, è già stato sposato ed è vedovo. Sua moglie, Astrid di Svezia, è praticamente un'icona nazionale. Astrid la bella regina, Astrid la princessa de Neige. Ancora poco e Astrid per i Belgi è una santa. Astrid ha svecchiato il protocollo reale, Astrid che porta i suoi bambini in giro per Bruxelles senza eccessivo protocollo, Astrid che appare sempre bella e regale, Astrid che è bionda, alta e delicata, Astrid di qui, Astrid di là, insomma Astrid, venuta a mancare a causa di un incidente di macchina nel 1936, è un'icona nazionale. E che re voglia sostituirla con un'altra donna, appare ai belgi un pensiero orrendo, non ci vogliono pensare. Secondo loro il re sta sostituendo un'icona inarrivabile con una donna qualsiasi del popolo, perché Lillian è vero che viene da una famiglia ricca, ma non è una famiglia aristocratica, all'epoca queste cose contavano. Inoltre, il re, che ha affermato di voler dividere i disagi con il suo popolo, in realtà si è trovato una bella ragazza. Insomma, ai belgi la cosa appare insopportabile perché è evidente che il re non ha intenzione di dividere veramente i loro disagi. E qui vengono altri errori. Ossia, Lillian è stata presentata al re dalla regina madre, l'eccentrica Elisabetta in Baviera, nipote di Sissi, la quale ha pensato che con una donna accanto forse suo figlio poteva, diciamo, tornare a sorridere. È un pensiero un po' da madre, ci sta. Peccato che non pensasse che Leopoldo volesse sposarla, ma quando il primate del Belgio, il cardinale Van Rooy, venuto a sapere di questa notizia e del fatto che Lillian aspetta un bambino, chiede al re di regolarizzare la situazione. Ossia, o la molla o la sposa. Leopoldo, che è un cavaliere, come suo padre, decide di sposarla e fa sapere subito che Lillian non sarà regina, le viene concesso il titolo di principessa de Réthy ed è una moglie morganatica. Ossia, i loro figli non verranno inseriti nell'asse ereditario della dinastia, erediteranno comunque, diciamo, alcune proprietà private. Ma non sono nella linea di successione, Lilia non sarà mai con una tale regina e via dicendo. Nulla di male. Peccato che il re tuttora non può prendere una decisione simile senza prima consultare il governo che deve approvare la cosa. E il governo belga in esilio non ha approvato nulla, non sapeva nulla. Quindi il governo stesso se la prende con il re perché si sente scavalcato. Da qui in poi comincia una campagna denigratoria contro Lillian assoluta, pazzesca. Una cosa che oggi si fa orrore perché sono, diciamo, un victim blaming, un bashing, per usare termini moderni, così forte che appare anche inutile, quasi grottesco. Alcuni muri in Belgio appaiono delle scritte che dicono «Donnez des poules» a notre soldat. Poule è un termine che vuol dire sia galline che ha una certa assonanza con il termine pou, quello con la P. Quindi in qualche modo i belgi già identificano Lilian come una poco di buono, come una scalatrice sociale. E il fatto che Lilian sia bella, emancipata e indipendente non depone a suo favore. Ogni volta viene fatto un paragone con Astrid e Lillian ne esce perdente. Lillian è indipendente, quindi Lillian è poco di buono. Lillian fuma. Lillian ha un brutto vizio. Lillian porta i pantaloni. Lillian è una scostumata. Insomma, via sempre così. Ogni suo gesto, ogni sua azione, ogni sua parola verrà analizzato, scrutinato fino all'impossibile, analizzato se è senato e visto in negativo, sempre. Come se non bastasse, il 7 giugno
1944, quindi poco tempo dopo il D-Day, il governo tedesco ordina che il re del Belgio e la sua famiglia vengano trasferiti in un luogo sicuro. Quindi si tratta di Leopoldo, Lilian, i figli che Leopoldo ha avuto da Astrid, ossia il futuro re Baldovino, Josephine Charlotte, e re Alberto, che assieme ai figli che ha avuto da Lilian, ossia Alexandra, Maria Smeralda e Maria Christine, vengono trasferiti in Austria. Ora, la situazione è grave perché comunque non si sa mai se possa venire in mente di fare una seconda Ekaterinburg. Ha fatto già uccidere Boris di Bulgaria, Giorgio di Sassonia, il re di Danimarca è controllato come un prigioniero. E del Belgio, insomma, è una situazione quasi impossibile. Nel 1945 la famiglia reale belga viene scambiata con alcuni prigionieri di guerra austriaci e Leopoldo torna a casa, ma la situazione è grave. Mentre lui era assente, molto giustificato, suo fratello Carlo Teodoro, che in qualche modo è sempre stato invidioso di lui, è stato per 4 anni nascosto in una casa a Bruxelles e poi si è unito ufficialmente alla resistenza belga. Insomma, tornano uno con un'aureola di eroe nazionale, il principe che combatte per noi, il grande principe che è rimasto, che si è unito a noi, ha combattuto a Limasore, e un altro che ha ceduto a Limasore e ha sposato una poco di buono. La figura di Leopoldo nei primi tempi del dopoguerra in Belgio è forse la più imbarazzante che si possa immaginare, soprattutto perché lui si affida molto a Lilian e non ha capito una cosa importante. In Belgio, a differenza che dell'Italia, non è in gioco la figura della monarchia, che rimarrà comunque salda perché comunque c'è stata l'azione di Carlo Teodoro. No, quello che è in discussione è lui, è re Leopoldo, che non ha capito la cosa. Fin dall'inizio si pone in una maniera completamente sbagliata. La questione reale, come viene chiamata, nasce in maniera erronea. E il punto di convergenza è sempre uno: Lilian, che pur non avendo fatto nulla, diventa praticamente, diciamo, il capro espiatorio di tutto quello che è accaduto di male in Belgio. Qualsiasi cosa sia accaduta di male in Belgio viene fatta risalire a lei. Lilian diventa l'archetipo della matrigna cattiva, della matrigna di Biancaneve, di Cenerentola, insomma, qualsiasi ruolo negativo viene addebitato a lei. Addirittura alcuni si spingono a sostenere che Lilian in realtà fosse una spia nazista mandata a sedurre il re per distrarlo, insomma, una propaganda negativa nei suoi confronti tremenda. Tant'è che quando viene indetto il referendum per sapere se si vuole o meno mantenere la monarchia, immediatamente si fa capire cosa si vuole. Ossia appaiono dei manifesti in cui dicono no, no monarchia, no Lilian, oppure vogliamo la monarchia, Lilian via. Oppure le donne della Vallone non vogliono Lilian, quindi votano no. Insomma, la campagna non è incentrata soltanto sulla figura di Leopoldo o della monarchia, è incentrata su Lilian. E lei il problema è per i belgi. È lei che ha sostituito Astrid, lei che ha sposato il re, lei che consiglia il re, lei che ha una personalità più forte di Leopoldo. Lilian che è bella, Lilian che è emancipata, insomma, qualsiasi cosa riguarda sempre lei, anche se di fatto Lilian non ha colpe, se non forse quella di essersi sposata in un momento difficile, ma personalmente non la considero una colpa. Addirittura nel 1951, dopo essere tornato e dopo che il referendum ha dato il 57% dei sì, quindi diciamo una maggioranza molto esigua, Leopoldo prende la decisione di abdicare.
pensa che i medici ce l'abbiano con lui. E in parte è vero, ma i medici più che altro ce l'hanno con Lilian. Il vero problema è lei. Lilian non approverà mai questa sua scelta e dichiarerà sempre che il problema è che l'esecutivo belga ha trattato molto male il re, che il popolo non ha capito il re e che forse hanno sbagliato, ma comunque sostiene che il giorno del matrimonio sia il più felice della sua vita. Probabile. Re Baldovino comunque continuerà a vivere in famiglia e vorrà piuttosto bene alla matrigna, ma il suo matrimonio con Fabiola De Mora Aragon e quello di Alberto con Paola Ruffo di Calabria, diciamo che scaverà una voragine. Le due donne, molto diverse tra loro, una molto religiosa e determinata, l'altra bellissima ed esuberante, detestano Lilian, la vedono come una minaccia, come una rivale, e di fatto la isolano, e isolano il re dai figli. Alberto e Baldovino vedranno dopo i matrimoni il padre almeno una decina di volte in 7 anni, solo in occasioni strettamente formali. Lilian in tutto ciò comunque si dà da fare, arreda il palazzo di Laeken a spese dello Stato, altra cosa che le viene rimproverata, e per farlo in parte svuota il palazzo reale a Bruxelles, esattamente nei giorni precedenti il ritorno di Baldovino e Fabiola dalla luna di miele, tant'è che una voce sostiene che i due novelli sposi arrivati a casa non hanno trovato alcun mobile e hanno dovuto passare una notte seduti sulle valigie, ovvero meno, diciamo che da qui i rapporti peggiorano. Lilian, che nel 59 ha dovuto far operare il figlio Alexandra al cuore, decide di organizzare una fondazione per aiutare chi ha gli stessi problemi. E, sebbene molti bambini ne traggano dei benefici, viene accusata sui giornali di in realtà prestare questi bambini a dei chirurghi americani perché loro si facciano la mano. Insomma, quella che nasce come iniziativa benefica viene vista come un sistema di Lilian per screditare i medici belgi e affidare dei bambini sotto pagamento a medici americani. Insomma, ogni cosa è un disastro. Lilian in alcune occasioni indossa con una certa mancanza di tatti gioielli di Astrid e immediatamente finisce sui giornali che si scatenano. Ho cercato alcune co copertine i giornali belgi di quegli anni, su di lei sono tremendi. Ci sono le peggiori parole, le peggiori invettive che vengono pubblicate tranquillamente per i belgi dare addosso a Lilian. È normalissimo. Sebbene a guardare non ci siano vere colpe, cioè si comporta un po' da vamp, ma non è una colpa, è bella, non è una colpa sua. Ha sposato il re, si è piantato un'altra regina amatissima, ma nemmeno quella è colpa sua, cioè Lilian di base non ha colpe, ma a caso delle tempistiche di un carattere piuttosto autoritario le vengono imputati tutti i mali del mondo. Addirittura negli anni 60 verrà imputata della perdita del Congo belga, perché secondo lei con questa sua decisione di sposare il re ha indebolito il governo belga, ha indebolito l'esercito belga e quindi se il Belgio ha dovuto rinunciare a una colonia, è colpa sua. Sono dei voli pindarici, assurdi. Organizza delle conferenze mediche a Argenteuil e subito si viene a dire: ah, Lilian organizza questo perché si vuole mettere in luce. Ah, Lilian organizza questo perché è un'egocentrica. Ah, Lilian vuole promuovere i suoi amici. Insomma, ogni cosa viene vista secondo un lato negativo. Lilian sarà perseguitata così fino alla morte, che è morta nel 2002, se mi ricordo bene. Se si vanno a guardare oggi gli articoli su di lei, sono tremendi. Si è cominciato a ridimensionarla solo negli ultimi tempi, ma basta dire che la sua idea di istituire un museo su Leopoldo ad Argenteuil è stata accantonata. Ci
Gli stessi figli di Leopoldo hanno fatto portare tutto via. Rendiamoci conto. In base, la questione reale non può essere analizzata senza guardare Lillian. E per quanto possiamo dire che non ha colpe, di base Lillian ha la colpa morale di essere troppo bella, troppo indipendente, troppo autoritaria. Insomma, è di questo che è stata accusata, alla fin fine. Siamo onesti. Personalmente, a parte le immagini che vedete sotto nell'info box, devo dire non avere nulla da dire, non ho mai trovato un film o un testo su di lei proprio perché i belgi non ne vogliono parlare. Tra poco, che tra 20 anni, che sarà all'anniversario del matrimonio, io tremo al solo pensiero di quello che potrebbe venire fuori sui giornali, che davvero può finire male qui. Il suo è lo stesso odio che hanno calamitato altri personaggi come Camilla Parker Bowles, anche Wally Simpson. Ma se con entrambi in certo senso si è passato anche a una certa rivalutazione, specialmente della duchessa di Cornovaglia, con Lillian è quasi impossibile. Ci sarebbe molto altro da aggiungere del fatto di questa, diciamo, misoginia internalizzata del Belgio, di questo classismo anche. Ma diciamo che verrebbe un discorso troppo complicato. Diciamo che il problema è che questa donna autoritaria ha fatto, in un certo senso, lo del gran bene con le sue fondazioni, ma non è stato mai riconosciuto. Il vero problema è la personalità di Leopoldo, che è sempre stato un uomo circondato da donne forti. Sua madre Elisabetta in Baviera, sua sorella Maria José, la nostra regina d'Italia, anche Astrid, Lilian, anche sua figlia Josephine Charlotte, sua figlia Maria Smeralda, tutte donne, e donne forti, e lui un uomo, diciamo, non debole ma ingenuo, e che ha finito per pagare per colpe non sue, per una visione molto ingenua della politica che un tempo poteva anche starci, ma oggi nel Novecento appare incredibilmente anacronistica. Allora, per questo caso mi sono ispirata a Marina Minelli, Le regine e le principesse più malvagie della storia, che ho un intero capitolo su Lillian, sulla questione reale e su alcune vicende belghe. Tornerò comunque a parlare del Belgio, perché ci sono uno o due casi piuttosto interessanti. E ovviamente, non lo dovrei nemmeno dire, Complotto reale di Roberto Giardina, che va sempre bene. Vi saluto, alla prossima, e spero che tutto questo finisca. A viento!